E salve gente, benvenuti a questo nuovo episodio di 102 Viat a Stealth Assassin. Quindi raga, cominciamo con il terzo episodio con Ayame. E da qui le cose si fanno un po' difficili per me. Quindi via! La morte dell'anziano Lord Goda scatenò una tremenda lotta per il potere. Una serie di battaglie e tradimenti senza eguali nella tormentata storia del Giappone. Il motivo? Lord Goda lasciò tutta l'autorità, la gloria e la ricchezza del suo titolo al figlio, Matsunoshin. Suo fratello, però, un uomo di nome Motoide, riteneva di essere il legittimo erede dell'impero. Motoide riuscì ad assoldare al suo fianco alcuni samurai, innescando una vera e propria guerra civile. Il consigliere della famiglia, Sekiya Naotada, reagì nell'unica maniera possibile, chiamando i ninja Azuma. Fate qui voi due. Miei discepoli, è esplosa la ribellione nella dinastia Goda. Il nostro amato signore è seriamente minacciato suo stesso zio, Sire Motoide. Se dovesse cadere per mano di un vile traditore, per noi ninja Azuma, l'onta sarebbe insopportabile. Andate al castello di Goda e proteggete Lord Goda a costo della vita. Questa è la spada ancestrale, Izayoi, lo spirito dei ninja Azuma. Azumaru, prendila. Oggi mi sostituirai come maestro ninja. Possa l'onore guidare la tua mano. Maestro, ma... No! L'uomo forte sa quando è il momento di passare il proprio potere. I vostri progressi sono la mia ricompensa. Molto bene, obbedisco. Sì, maestro. Siamo qui per aiutarvi. Ringrazio gli dèi. Il nostro signore è ancora all'interno, insieme a Lady Kay e la principessa Kiko. Andiamo. Ayame, prova Lady Kay e la principessa. Rikimaru, vieni con me. Dobbiamo salvare Lord Goda. Bene. Guardate, a differenza della storia di Tatsumaru, che più avanti farò, e quella di Rikimaru, la storia di Ayame, da questo punto è molto più difficile. Ok. Bene, vado. Poi, raga, questo Tenchu 2, questo secondo capitolo della PS1, che racconta le origini di Kimaru e Ayame,
Ecco, non c'è alcuna menzione, se non al terzo capitolo sulla Prey 2, che Rikimaru e Tatsumaru sono fratelli. Io mi chiedo perché questa cosa non è venuta fuori solo al terzo gioco. Mo. Infatti quando l'ho scoperto sono rimasto senza parole. Veramente non mi aspettavo che fossero fratelli. Ah, non è morto. Muori. Ok, vai a terra. Purtroppo queste cose non danno niente. Purtroppo. Ah, comunque, raga, il filmato dove il maestro dà la spada, ecco, io quella scena l'ho doppiata, l'ho fatto un doppiaggio. Tanto a quale guardia, oh, non riesco veramente a ammazzarle senza farmi beccare. Quindi ragazzi, se volete vedere il mio doppiaggio su io che doppio il maestro, andate sulla mia playlist il doppiaggi dei videogiochi, che io tra il maestro ho doppiato anche Grey Fox, mi sembra, di Metal Gear. Sì, l'ho fatto quando si scontra con Snake. Poi come doppiaggio ho fatto anche un doppiaggio su quello di su Scout di cosa, come si chiamava, Team Fortress, ecco. Per adesso ho solo fatto questi doppiaggi, anzi poi ho fatto anche il doppiaggio su Spiro, con l'introduzione del primo. Ma non mi ricordo se l'ho fatto sulla trilogia del primo, proprio l'originale. Ma mi sembra l'originale. Poi non ho fatto altri doppiaggi perché non avevo il tempo per farli. Comunque quando potrò farò il doppiaggi su Wuka Wuka di Crash Bandicoot 3. Guardate, lì c'è l'arma segreta. Vabbè, tanto qua tutti mi scoprono, quindi vabbè. Ok, ho la bomba, almeno qua sono riuscito a ottenere quello che volevo. Ok, adesso devo capire come devo beccare la strada giusta, perché in questo livello con Ayame trovare la principessa e Lady Kiku, ecco, è difficilissimo abbastanza. Perché qua è come andare in un fottuto labirinto. Ok, penso di esserci. Ah, raga, quante difficoltà da piccolo, che qua non capivo come andare avanti. Perché veramente non è che da piccolo non trovo i passaggi nascosti, non molto. Anche per voi sarà stato così, penso. Tu guarda che devo usare una vita. Ok, meglio che da adesso devo stare molto più attento. Allora, là ce n'è uno.
Ok, non mi ha visto. Vai, vai, vai. Yeah. Comunque, poi, raga, sono, vabbè, abbastanza felice che questa storia sulla Yame piaccia. Vabbè, poi l'avete anche richiesta. Non entrare, non si provare. Comunque, c'è chi fra voi si lamenta per la grafica. Raga, lamentarsi per la grafica è una cosa stupida se poi è un gioco che ha fatto la storia. Perché grazie a Tenchu, Metal Gear, Simple Filter, Silent Hill, Tekken, Croc, Rayman, ecco, se abbiamo tanti bei giochi belli di ora. Quindi raga, portate rispetto per questi titoli. Perché poi senza questi titoli, che giocatori saremo noi? Dei giocatori ignoranti, presumo. Ah, ok, sono arrivato. Sono arrivato. O no? Sì, sono arrivato, bene. Giù le mani! No, se vuoi prendere mia figlia, dovrai prendere anche me. Non ho bisogno di te, ma solo della principessa. Lady Kay! Mutoide, pagherai per questo! Un'altra ninja insolente, ti insegnerò le buone maniere. Aspetta che tu sta arrivando. Era ora. Dove sono gli altri ninja di Lord Toda? Genbu è desolato, Sire Motoide. Genbu si occuperà della ragazzina. Bene, il destino mi chiama. Il destino dei codardi è una morte lurida e umiliante. Portagli rispetto, ragazzina. Se vuoi combattere, combatti con Genbu, il più agile di tutti i ninja. Che peccato, stavi molto meglio con la faccia nascosta dalla maschera. Veramente, il Mutoide è un codardo. È vivo solo grazie a Rikimaru che non l'ha ammazzato. Ci mettono in mezzo Yossi lì, il nuovo Lord Goda. Ah, Genbu, quanto lo odio. Veramente. È tra i personaggi con Hayame che io odio di più battere. Veramente, raga. Anche per voi è stato così affrontare Genbu ai tempi? Maledetto. Poi è ultra resistente, mica 300 di vita. Non credo che si sia un boss con una vita così. Secondo me è il primo. I Tutto Tenchu che uno ha la vita così alta. Fai così.
Magari brutta, ciccione. Ah, meno male. Genbu è il più forte. Genbu è battibile. Ma oggi Genbu deve strisciare via. Oh, ragazzina, mi puoi aiutare? Cosa? Sparisci! Ah! Grazie, ragazzina, per aver risparmiato Genbu! Lady Kay? Ayame? Sì. La mia Ayame, una ninja. Mia signora, non affaticatevi. Cercherò aiuto. Aspetta. Prendi queste. Ti prego, prenditi cura di Kiko. E ragazzi, questo episodio termina qui. Comunque, Genbu che dice grazie per avermi risparmiato, quando lui dice a lei questa cosa, in pratica. Vabbè, in fondo Genbu è uno stupido, uno forte da battere, ma è stupido. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao Cavalieri Oscuri, lasciate un like, condividete.